Ciao a tutti, da Fabrizio abbiamo visto nella precedente lezione il lemma di Euclide e la proposizione 30 quando abbiamo parlato dei numeri coprimi. Adesso vogliamo vedere, vi illustreremo un tool di calcolo che faciliterà appunto la verifica se due numeri sono coprimi o meno, ma dobbiamo fare alcuni enunciati prima. Per vedere se due numeri sono, tutto è scritto sul mio sito, che è ovviamente questo qua sopra. Per vedere se due numeri sono coprimi si ricorre al lemma di Euclide. Vediamo in primis di cosa tratta. E il cosiddetto lemma di Euclide altro non è che una generazione della proposizione 30 del libro 8 chiamato Elementi di Euclide. Qui c'è un errore, ora lo correggerò. L'enunciato: questo lemma asserisce che se sia n avente le caratteristiche di essere un numero intero e positivo, il quale divide il prodotto di due numeri interi A e B che abbiano la proprietà di essere entrambi interi e positivi e che siano coprimi con uno dei due, allora in questo caso il resto, il lemma afferma che anche il divisore dell'altro numero è che è anche un divisore dell'altro numero. Mettendo l'enunciato in formule, abbiamo che se n di AB e MCD, allora 1 è uguale a n di b. Se n divide a e b e massimo 1 divisore di n di a è 1, allora n divide anche b. N divisibile anche per b. La proposizione 30, che su alcuni testi la potrete trovare anche sotto il nome di teorema di Euclide, ci dice che se un numero primo divide il prodotto di due numeri che siano interi e positivi, allora il numero primo ha come proprietà quella di dividere almeno uno dei due interi positivi dati, che in formula si traduce con se AB divide N, allora N divide A oppure N divide B, N divisibile per B. Ovviamente questa affermazione si può dedurre dal lemma di Euclide, perché un numero primo è coprimo con un numero intero se e solo se non lo divide. Fin qui l'enunciato del cosiddetto lemma di Euclide. Ora ne diamo la dimostrazione dello stesso attraverso dei semplici passaggi matematici. Per fare questo sono ricorso a una dimostrazione su carta. Per semplicità vado a mostrarvi. Dato P, fattore primo di AB, esiste un R tale che R per P è uguale a per B. Per l'identità di Bézier, che ci dice che se A e B appartengono all'insieme dei numeri naturali diversi da 0, il massimo comune divisore fra A e B è uguale a D, esiste un XY tale che A di X più B di Y è uguale a D. Ossia, essendo D in questo caso uguale a 1 per essere coprimi, moltiplicando per entrambi i membri, abbiamo che B uguale a B di PY più B di AY. Essendo RP uguale a B, segui che B è uguale a BPX più BBY. Siccome B è divisore di B e di P, e siccome BP è divisore di B, allora P divide sicuramente A o B. Come potete vedere, per spiegare, abbiamo utilizzato l'identità di Bézier, di cui abbiamo messo solamente l'enunciato. Concludiamo il tutto lasciandovi questo collegamento inerente al teorema. In pratica si tratta di un tool che attraverso questo lemma è in grado di stabilire se dati due numeri essi sono coprimi fra di loro e vi mostrano l'interazione per interazione. Lo trovate sul calcolo di due numeri che, se avete visto, seguite la lezione precedente, avrete sicuramente già visto, ed è questo schema qua. C'è un po' di teoria in inglese, vi basterà comunque mettere due di che cosa andiamo a fare. A voi vi basterà mettere i numeri qua sopra, 62 e 71, e vediamo se sono coprimi. Se 72 dice che, vedete, è non primo, mentre 62 e 71 è un numero primo. Potete fare, dimostra tutte le interazioni dell'algoritmo, fino a che ovviamente non arriva ad avere un quoziente 0.
Se il quoziente è 0, a questo punto va a vedere il resto precedente, e siccome 1, questo significa che il massimo comune divisore fra 62 e 71 è 1, e quindi i due numeri sono coprimi. Abbastanza semplice, insomma. Ah sì, su YouTube vi lascio anche il collegamento. Che succede? Il collegamento che appunto ho tutti i file dell'esempio che avete appena visto. Ciao da Fabrizio.